Oggi un'altra tappa del percorso del seminario che stanno frequentando i ragazzi nel progetto di attività di educazione alla memoria. Professore Gabrieli, oggi che cosa ha raccontato ai ragazzi? Oggi abbiamo parlato di scuola, di educazione al razzismo. Diciamo che anche il razzismo, pur essendo un disvalore, però è entrato nella storia della scuola italiana in vari modi, nei 150 anni di storia della scuola italiana, con materiali didattici, proprio per educare le giovani generazioni a essere più razziste, a considerare l'esistenza delle razze come una verità scientifica consolidata e a considerare la superiorità della razza bianca come un elemento giustificativo, ad esempio, delle conquiste coloniali o come un elemento positivo nella esclusione degli ebrei dalle scuole. Ho visto dopo la lezione che i ragazzi si sono trattenuti in tanti per fare le domande. Che cosa le chiedono i ragazzi? Come reagiscono davanti ai temi del razzismo, con quello che si sente in giro e con quello che vivono magari sui social? Ma erano molto incuriositi dai documenti e da dove fossero stati reperiti questi documenti, questi materiali didattici o queste circolari delle scuole. E quindi è un'attenzione non soltanto alla tematica del razzismo, ovviamente per il tipo del corso, tipo di corso era scontata, ma anche un'attenzione agli strumenti della storia e a come questi strumenti possano essere reperiti e utilizzati per criticare il razzismo storico e quindi per comprendere anche il razzismo di oggi. È una richiesta, cioè una curiosità molto interessante.